torniamo a parlare di traiettorie polari. Abbiamo dato la definizione di traiettorie polari, vi ricordo che sono tracciate dal centro di istantanea rotazione rispettivamente nel piano fisso e nel piano mobile. Tali traiettorie sono tangenti tra loro appunto nel centro di istantanea rotazione, ma abbiamo aggiunto un'osservazione importante, vale a dire che si trovano in contatto di puro arrotolamento, cioè sono tangenti tra loro in pi con zero, ma il modo relativo non presenta strisciamento, il contatto è di puro arrotolamento. Bene, vogliamo dimostrare questa proprietà fondamentale. Facciamo sempre riferimento al moto di Cardano, anche se il discorso che facciamo è naturalmente valido in generale. Allora, consideriamo questo sistema di riferimento, quindi OXY che rappresenta il sistema di riferimento fisso, il nostro corpo rigido è rappresentato da questa asta, dall'asta AB, e dal teorema di Chasles noi sappiamo che il centro di istantanea rotazione, l'abbiamo detto più volte, si trova qui, cioè sull'intersezione delle normali alle traiettorie. La posizione di pi con zero rispetto al riferimento fisso può essere individuata da questo vettore posizione. Per comodità indichiamo questo vettore posizione OP con R vettore. Ecco, questa volta siamo interessati non alla traiettoria di pi con zero, perché questo l'abbiamo già fatto, abbiamo visto che viene fuori in questo caso una circonferenza, che è la polare fissa, che ha un raggio pari alla lunghezza B dell'asta e il centro centrato appunto nell'origine del sistema di riferimento. In questo caso siamo interessati alla velocità, perché vogliamo proprio dimostrare, come dicevo prima, che il contatto tra le due polari è un contatto di puro rotolamento. Allora, poiché siamo interessati alle velocità, esprimiamo la velocità di pi con zero come la derivata temporale del vettore posizione. Il vettore posizione l'abbiamo indicato con R e quindi abbiamo un dr in dt. Bene, a questo proposito devo richiamare alla vostra attenzione una formula importante che abbiamo dimostrato nella prima lezione, cioè la formula di Bohr, che consente di esprimere la derivata di un vettore in generale. Ve la descrivo qui, utilizzo ancora il simbolo R in generale, dr in dt, vi ricordo essere uguale a dr in dt, scalare, per il versore di R. Il versore di R lo possiamo rappresentare come il rapporto del vettore per il proprio modulo. Qui c'è un altro termine che tiene conto della variazione di direzione di R, mentre il primo termine è responsabile della variazione in modulo di R, e questo lo possiamo esprimere come omega vettore R. Questa è la formula di Bohr, che è in sostanza una generalizzazione della formula di Poisson, e questo è un caso in cui la utilizziamo. Allora, ritornando a noi, noi vogliamo esprimere la velocità del centro di istantanea rotazione mentre esso traccia la polare fissa. Quindi in questo caso stiamo facendo riferimento al moto di pi con zero rispetto al piano fisso. Ok? E quindi è uguale a dr in dt. Ma
Noi abbiamo anche dimostrato che la traiettoria polare fissa in questo caso è una circonferenza. Quindi in effetti R, il modulo di R, potremmo scriverlo anche così, è uguale alla lunghezza dell'asta AB, cioè uguale ad L. In altre parole, costante. Qui ci troviamo di fronte a una situazione in cui il vettore posizione è costante in modulo. Però è ovvio che mentre il punto P con 0 si muove e quindi traccia la polare fissa, ruota e quindi di conseguenza non è presente il primo termine della formula di Bohr, ma è presente il secondo. Ok? Benissimo. E quindi qui posso scrivere omega vettore R. Se indichiamo questo angolo con alfa, questa omega la possiamo esprimere anche come un alfa punto, tesa come derivata temporale dell'angolo alfa, per il versore dell'asse z che è k. E quindi in maniera molto semplice abbiamo già esplicitato quello che è il vettore velocità di P0 durante il suo tracciamento della polare fissa. Perché dico polare fissa? Perché abbiamo scelto un vettore posizione di P con 0 nel riferimento fisso. Ma al fine di dimostrare che il contatto tra le polari non presenta strisciamento, bensì un contatto di puro arrotolamento, dobbiamo fare un discorso simile per quanto riguarda il moto di P con 0 durante il suo tracciamento della polare mobile. Sappiamo in qualche modo come fare, scegliamo ancora una volta un riferimento mobile, prendendo l'origine omega coincidente con A, l'asse delle ascisse lungo il link AB, e qui abbiamo l'asse delle ordinate. Questa volta siamo interessati alla posizione di P con 0 del riferimento mobile. E quindi individuiamo questo vettore posizione, omega P con 0, e lo indichiamo, per alleggerire la simbologia, con R', che è ovviamente distinto da R. E anche in questo caso, al fine di calcolare la velocità di P con 0 nel tracciamento della polare mobile, andiamo a fare la derivata del vettore posizione, la derivata prima. Ok? Quindi la velocità, diciamo primo, di P con 0, perché in generale è diversa dall'altra. Ok? In generale è diversa, perché noi potremmo avere un contatto di strisciamento. D'accordo? Perché P con 0, ripeto, si muove nel riferimento fisso tracciando la polare fissa e nel riferimento mobile tracciando un'altra traiettoria che è la polare mobile. E quindi esattamente quello che noi vogliamo arrivare a dimostrare, che queste due velocità, come vedremo, saranno uguali vettorialmente, perché solo in tal caso la loro differenza è uguale a zero e quindi assenza di strisciamento, cioè contatto di puro arrotolamento. Ok? Quindi in generale questa è diversa. V' di P con 0. Questa è uguale alla derivata di R' in dt. Ora dobbiamo sviluppare questa derivata. Ora la situazione è diversa rispetto al caso precedente, perché questo R' si muove non soltanto cambiando orientamento, ma varia anche il modulo. Ok? Tanto è vero che potremmo tracciare una parte delle traiettorie polari che già conosciamo, ma questo ci aiuta a ragionare. Questa
è la polare fissa. La polare mobile è quest'altra circonferenza che è solidale al sistema mobile. E quindi vedete che R' come vettore posizione nel tracciare la polare mobile cambia anche di modulo, la lunghezza cambia, ok? Quindi ci troviamo nel caso più generale che è contemplato dalla formula di Bohr, che tiene conto delle due aliquote di variazione di un vettore, modulo e direzione. E allora dobbiamo arrivare ad esplicitare questa derivata per quanto riguarda R'. Allora, noi possiamo dire che R', guardando la figura, perché anche questo angolo è uguale ad alfa, che R' è uguale ad L per il coseno di alfa. È uguale ad L coseno alfa, ma possiamo subito rappresentarlo senza trasformazione di coordinate come abbiamo fatto ieri, rispetto al sistema fisso. Rispetto al sistema fisso perché? Perché nell'applicazione del teorema di Chasles, che ci porta ad individuare le successive posizioni di pico zero, la direzione di questo vettore sarà sempre questa, cioè sarà sempre parallela all'asse delle x. Quindi qui posso mettere direttamente il versore i dell'asse delle x del sistema fisso e rappresentare direttamente tale vettore, ripeto, nel sistema fisso. Andiamo a considerare ora la derivata di R' in dt, quindi del modulo, siccome il modulo di R' è L coseno alfa ed alfa è funzione del tempo, qui viene fuori meno L seno di alfa per alfa punto, ma alfa punto altro non è che omega, l'abbiamo indicato con omega, ok? Questa è la derivata di R' rispetto al tempo. Bene, possiamo anche scrivere quest'altra equazione vettoriale guardando la figura. R è uguale alla somma di questo vettore, che sarebbe omega, più R'. Questo è uguale ad omega più R'. Da cui posso esplicitare R', che è uguale ad R meno omega. Bene, queste formulette che abbiamo scritto ci tornano utili per esplicitare questo termine in considerazione della formula di Bohr. Quindi andiamo qui a sviluppare questa. Abbiamo che dR', questo termine qui, quindi omega L seno di alfa. Poi qui abbiamo il versore di R. Il versore di R in generale, di R', scusate, perché la stiamo applicando ad R'. Il versore di R' può essere calcolato sia, come sempre si fa, come rapporto del vettore per il proprio modulo, possiamo dimostrarlo, ma è banale perché in questo caso abbiamo una sola componente, ok? Quindi anche qui ci troviamo il versore dell'asse x, che sarebbe il versore di R', che risulta sempre parallelo all'asse delle ascisse. Quindi questo è il primo termine della formula di Bohr, più omega vettore R' nel caso nostro, ma il nostro R' è questo, e quindi vado a sostituire. Quindi qui avrò R meno omega
possiamo sviluppare ancora, quindi meno omega L seno di alfa I più omega vettore R meno omega vettore O omega. Andiamo ora ad esplicitare, a sviluppare questo termine, cioè quel prodotto vettoriale. Scriviamo qui, quindi omega vettor o omega è uguale a questo determinante ijk 0, 0, omega, do omega sarebbe questo vettore qui, ma siccome il punto A si muove sempre sull'asse delle ordinate, così come omega, questo vettore avrà solo la componente sull'asse delle y. Va bene? E quanto vale questa componente sull'asse delle y? È uguale ad L seno di alfa. 0. Quindi qui è molto semplice, questo determinante mi dà meno omega L seno di alfa per I. Questo va sostituito qui dentro e ci accorgiamo subito che qui abbiamo un meno fuori. Ok? Quindi meno per meno è più, questo termine è più, questo termine è meno. Quindi questi due termini vanno via. Che cosa quindi abbiamo ottenuto? Che la velocità di P con 0', quindi la velocità di P con 0 nel suo tracciamento della polare mobile, è uguale ad omega r, cioè possiamo scrivere che la v di p con 0 è uguale alla v di p con 0 primo, che è uguale ad omega vettore r. Infatti anche la v di p con 0 è uguale a omega r. Le due velocità sono uguali e di conseguenza la velocità di strisciamento, che sarebbe uguale alla differenza delle due dal teorema sui moti relativi, è uguale a zero. Conclusione, abbiamo un contatto di puro arrotolamento. Poiché la velocità di strisciamento al contatto risulta uguale a zero. Possiamo aggiungere qualche considerazione un po' più intuitiva? Andiamo a vedere un po'. Allora, la V di P con 0 è uguale ad omega R, ma omega è uguale ad alfa punto K. Supponiamo di avere una omega positiva antioraria, ovviamente il discorso è ugualmente valido se fosse negativa. Omega vettore R, omega vettore R, la velocità di P con 0 è rappresentata da questo vettore, giusto? Questa è la V di P con 0 nel tracciamento della polare fissa ed è naturalmente perpendicolare al vettore posizione R. Andiamo a guardare la seconda. Questa è la prima, andiamo a guardare la seconda, cioè la velocità primo di P con 0 del tracciamento della polare mobile. Anche questa è uguale a cosa? Ad omega R. Ma per capire meglio come stanno le cose dal punto di vista fisico, andiamo ad analizzare
ad analizzare i singoli termini. E possiamo guardare qui. Qui abbiamo sostituito, ma noi potremmo lasciare, per esempio, R', perché questo dà un migliore significato fisico. Allora andiamo a vedere questo primo termine. Questo primo termine dalla formula di Bohr sarebbe questo, cioè quello associato alla variazione di modulo del vettore, che è uguale ad omega L seno di alfa per i. C'è un segno meno, quindi vuol dire che il verso di questa componente è opposto a quello del versore i, quindi vuol dire che è diretto in questo senso qui, giusto? Bene, quindi questa componente in effetti, che poi coincide con quella lì, è questa, perché è un verso opposto ad i, e il modulo è uguale ad omega L per il seno di alfa. Qual è l'altra componente primo di questa? Questa, per capirci, sarebbe la V' pi con 0, la componente x, ok? Questo secondo termine è dato dal prodotto vettoriale di omega R'. Questo è R', quindi questa componente, poiché deriva da quel prodotto vettoriale, è perpendicolare ad R'. Quindi omega R', abbiamo quest'altra componente, quindi questa sarebbe la V di pi con 0', componente y. La somma vettoriale di queste due genera una V' di pi con 0 che è uguale alla V di pi con 0, per cui abbiamo un contatto di puro arrotolamento. Stesso discorso di prima, però abbiamo considerato, anziché il risultato finale che è omega R, abbiamo considerato le singole componenti che sono appunto queste. Bene. Questo discorso potevamo affrontarlo anche in altro modo, e questo ci torna utile anche in considerazione, diciamo, dei pacchetti software abbastanza potenti che sono disponibili, quale per esempio SolidWorks oppure Working Model, per esempio. Cioè sto facendo riferimento alla generazione meccanica delle traiettorie polari. Come vi ho preannunciato, determinare le equazioni delle traiettorie polari in generale non è una cosa semplice, anche se questo aspetto è molto interessante dal punto di vista pratico, ingegneristico, per capire il movimento dei corpi. E allora torna utile sapere come possiamo generare in maniera meccanica, senza conoscere le equazioni, le traiettorie polari. Ok? Vediamo come. Porto avanti questo esempio del moto di Cardano, discorso valido in generale, poi più avanti faremo degli esempi diversi e più complicati. Allora, vediamo questo schema. Ancora una volta rappresentiamo l'asta AB, che è questa, ma andiamo a considerare due pattini. Il centro di istantanea rotazione cade qui, e andiamo a considerare come solidali ai due pattini due guide. Una è questa
e un'altra è questa. Centro di istantanea rotazione, come ben sappiamo, è questo punto. Però in questo caso ci torna utile materializzare questo punto come se fosse un corpo a parte, una pallina, un dischetto, che vado a rappresentare volutamente in un colore diverso. Ok? Quindi ripeto, P con 0 viene materializzato. Al fine di evitare confusioni, denominiamo il telaio con 1, che rappresenta il telaio, cioè la parte fissa, con 2 quest'altro corpo rigido, che ha questa sagoma con questa guida attaccata, con 3 la biella, cioè il link AB, e con 4 l'altra guida solidale all'altro pattino relativo al punto A. Questo dischetto arancione è un altro corpo rigido, come vi avevo preannunciato, e lo indichiamo con 5. Ok? Cosa accade? Se noi facciamo muovere questo meccanismo, che è un meccanismo vero e proprio, ok? Costituito da 4 corpi più il dischetto, quindi 5. Ecco, questo dischetto, se noi mettessimo una matita qui, in verticale, durante il movimento questo punto traccerebbe la polare fissa. Questo è il motivo per cui diciamo generazione meccanica delle polari, in questo momento della polare fissa. Perché questo punto traccia una traiettoria che ovviamente sarà ancora la circonferenza, perché il meccanismo è lo stesso, la polare fissa. Però noi vogliamo trovare il vettore velocità di P con 0. Cioè siamo interessati in questo momento a questo vettore velocità. Qui l'abbiamo dimostrato dal punto di vista analitico con l'algebra vettoriale, e qui ci vogliamo arrivare in maniera un po' più intuitiva, no? Legata ad un meccanismo di generazione. Allora, questo meccanismo, come vedremo, è un sistema ad un grado di libertà, per cui è sufficiente dare una sola informazione sulle velocità per poter essere in grado di calcolare la velocità di tutti gli altri punti del meccanismo. Quindi immaginiamo di assegnare, per esempio, la velocità di B, che è rappresentata da questo vettore. Cioè, immaginiamo di tirare B lungo questo pattino, questa guida, e di conseguenza P con 0 traccerà una traiettoria. Ma noi interessa la velocità di quel punto, cioè la velocità di P con 0. Siccome qui, appunto, c'è P con 0, che è il centro di istantanea rotazione del corpo 3, ok? Perché in questo meccanismo l'unico corpo che si muove di modo rototraslatorio nel piano è la biella 3, perché il membro 2 è un modo puramente traslatorio, rettilineo anche, il membro 4 è un modo puramente traslatorio, rettilineo, quindi soltanto il membro 3 si muove di moto rototraslatorio. Quindi quando diciamo P0, P0 sarebbe il P3, cioè il centro di istantanea rotazione di 3. Cominciamo a sottolineare bene questo aspetto. Per cui posso ricavare una velocità angolare istantanea omega, diciamo 3, perché è quella del membro 3, e di conseguenza posso ricavare una velocità anche del punto A. Le formule da utilizzare sono le stesse, questo è un corso di magistrale, però
la omega 3 è uguale alla V di B diviso P0B e di conseguenza la velocità di A scalarmente è uguale ad una omega 3 P0A. Ok? E quindi avrei completato quella che si chiama l'analisi delle velocità. Va bene? E questa è un'informazione importante. Ma noi siamo interessati alla velocità di P con zero, materializzato nel dischetto 5. E allora scriviamo la legge dei moti relativi a tale proposito. Quindi scriviamo che la velocità di P con zero appartenente a 5, la velocità di P con 0 appartenente a 5 è uguale alla velocità di P con 0 appartenente a 2 più la velocità sempre di P con 0 nel moto relativo 5,2, applicazione della legge dei moti relativi. È lo stesso punto, geometricamente parlando, ma che appartiene a piani mobili diversi, perché 5 si muove in un modo, 4 in un altro, ed esiste in generale un moto relativo. Posso scrivere ancora, riapplicando la legge dei moti relativi, la velocità di P con 0 appartenente a 5 uguale alla velocità di P con 0 appartenente a 4 più la velocità di P con 0 5,4. Ho riapplicato la legge dei moti relativi, però facendo riferimento questa volta al membro 4. Quindi scelgo come moto di trascinamento una volta 2 e una volta 4. Con le rispettive velocità relative, ma la velocità assoluta deve essere la stessa. Quindi metto a sistema queste due equazioni vettoriali con lo scopo di ricavare la velocità di P con 0 appartenente a 5, che sarebbe la stessa di questa qui. Va bene? Allora, in questo caso particolare, che è relativo al moto di Cardano, il membro 2 come si muove? L'abbiamo detto, è puramente traslatorio il movimento. Quindi tutte le velocità sono uguali tra loro. Perché sono uguali tra loro? Non diamo niente per scontato, ok? Se ricordiamo per i punti A e B dello stesso corpo rigido, che V di B è uguale a V di A più V di B rispetto ad A, questa l'abbiamo esplicitata come V di A più omega vettura B. L'abbiamo vista più volte, ma la vedremo ancora tante volte. Se la omega è uguale a 0, questo termine non c'è, scompare. Quindi la velocità di B diventa uguale alla velocità di A. Ma A e B sono due punti generici. Quindi che cosa vuol dire? Che quando omega è uguale a zero, la velocità angolare associata al piano mobile, tutti i vettori velocità sono uguali tra loro, vettorialmente. Ok? La V di B è uguale alla V di A. E questo vale per tutti i punti. Ci troviamo davanti a una situazione che corrisponde ad un atto di moto traslatorio. Consentitemi di cogliere l'occasione per fare un'ulteriore precisazione sulle accelerazioni del moto traslatorio. Per le accelerazioni noi abbiamo detto che l'accelerazione di B è uguale all'accelerazione di A più alfa vettore B
componente tangenziale dell'accelerazione di b rispetto ad a meno omega quadro a b, giusto? In generale, teorema di Wiwalds. Che succede quando omega è uguale a 0? Questo termine va via. Ma che succede quando anche alfa è uguale a 0? Se anche alfa è uguale a 0, scompare anche quest'altro termine. Quindi, quando omega è uguale a 0 e, per esempio, anche alfa è uguale a 0, cosa accade alle accelerazioni? Che l'accelerazione di B è uguale all'accelerazione di A. Cioè, tutti i vettori accelerazione sono uguali. In questo caso abbiamo una situazione di atto di moto traslatorio. In questo caso abbiamo una situazione di moto traslatorio. Qual è la differenza? L'atto di moto riguarda una situazione istantanea, quindi in quell'istante omega è uguale a 0. Ma se alfa fosse diverso da 0, vuol dire che un istante dopo avrei una omega diversa da 0 e quindi otterrei un cambio di orientamento del piano mobile rispetto a quello fisso. Questo è il motivo per cui qui parliamo di atto di moto e qui di moto, perché quando sono entrambe uguali a 0, il piano mobile non ruota proprio rispetto a quello fisso e ho un moto traslatorio. Moto traslatorio è una successione di atti di moto traslatorio. Va bene? Sono due situazioni che possono verificarsi. Perché ho fatto questa precisazione? Perché è esattamente quello che accade in questo caso. Quando noi andiamo a considerare il moto di trascinamento 2, il moto di trascinamento 2 è questo. Quindi è molto intuitivo capire che si tratta di un moto traslatorio, perché il suo orientamento non cambia mai. Se non cambia mai è uguale a zero non soltanto omega, ma è uguale a zero anche alfa. Quindi vuol dire che tutti i vettori di velocità, ma anche tutti i vettori di accelerazione, sono uguali tra loro. E di conseguenza tutte le traiettorie sono curve sovrapponibili. Queste sono le proprietà del moto traslatorio. In questo caso a noi interessano soltanto le velocità, per cui è sufficiente capire che la omega 2 è uguale a 0. Ok? Quindi che vuol dire? Che la velocità di questo punto ritenuto appartenente a 2, vale a dire questa, è uguale vettorialmente alla V di B. Ok? Quindi posso riportare parallelamente la velocità di B e questa che ho appena rappresentato è la velocità di B con 0 appartenente a 2, che è uguale alla velocità di B, per quanto detto prima, perché la omega 2 è uguale a 0. Quindi questo è un termine noto di questa equazione. L'incognita sta al primo membro, ok? Andiamo a vedere quest'altro termine, è la velocità relativa di 5 rispetto a 2. 5 è il dischetto arancione, rispetto a 2 nel moto relativo, cosa fa il dischetto arancione? Non può fare altro che scorrere qui dentro, perché è vincolato, va bene? E quindi cosa sappiamo di questa velocità relativa? Sicuramente la direzione. Non può essere altra che non quella rappresentata dall'asse della guida. Quindi la direzione della velocità relativa è questa. La porto qui. Questa è la direzione della V, P con 0, 5, 2. E mi fermo qui relativamente alla prima equazione vettoriale, perché non posso dire altro, questa non la conosco e neanche conosco il modulo di quella relativa. Quindi passo alla seconda equazione vettoriale di questo sistema e punto l'attenzione sulla P appartenente, P0 appartenente a 4. Ma 4 di E è quest'altra guida,
Come si muove 4? Ancora una volta di modo traslatorio. Quindi anche la omega di 4 è uguale a 0. Quindi anche in questo caso la velocità di P con 0 appartenente a 4 è uguale alla V di A. Ok? E allora questo mi consente di riportare qui parallelamente questo vettore. Ecco, questa andiamo anche a scrivere, sarebbe la velocità di P con 0 appartenente a 4, mentre quest'altra appena rappresentata è la velocità di P con 0 appartenente, scusatemi, questa a 2 e questa a 4. Ci siete? Quindi questo vettore velocità è noto da queste considerazioni. Andiamo a vedere quest'altro, e vale il discorso di prima, perché il dischetto arancione, vale a dire il membro 5, è vincolato da quest'altra guida, una guida meccanica, un vincolo, a scorrere nel suo moto relativo di 5 rispetto a 4 qui dentro. E quindi qual è la direzione della velocità? Esattamente quella rappresentata dall'asse della guida, come nel caso precedente. E quindi vado a rappresentare dall'estremo di questo vettore la direzione. Questa è la direzione della V di P con 0, 5, 4. È un esercizio di applicazione del moto relativo alla fine. Ok? Siccome queste due equazioni vettoriali sono messe a sistema, la V di 5 deve soddisfare entrambe, naturalmente. Ma qual è la soluzione? Ce l'abbiamo sotto gli occhi, perché è data dall'intersezione di questa direzione con quest'altra, cioè questo punto qui. E quindi abbiamo la velocità di P con 0, ok? Che è data da questo vettore. Questa è la velocità di P con 0. Questo vettore, se il disegno fosse fatto con estrema precisione, deve risultare ortogonale a questa congiungente, perché deriva da questo prodotto vettoriale omega r, pertanto deve risultare perpendicolare. Cioè siamo giunti allo stesso risultato. Va bene? Questo vale per la polare fissa. Che cosa possiamo dire per la polare mobile? E anche qui colgo l'occasione per richiamare o introdurre un altro concetto fondamentale nella cinematica dei meccanismi, che è il concetto legato alla inversione cinematica. Ecco, in questo caso abbiamo che 3 si muove rispetto al telaio, 1. Ma io posso considerare in una inversione cinematica il modo inverso. Cioè quello che era telaio diventa corpo di biella del meccanismo e quello che era biella diventa telaio. La cosa interessante è che in questa inversione cinematica le traiettorie polari si scambiano di ruolo. Cioè la fissa diventa la mobile e la mobile diventa la fissa, ma rimangono le stesse curve. Ok? È solo un concetto legato al moto relativo. Quindi ci torna utile, ma questo è quello che può essere fatto, come dicevo prima, utilizzando un pacchetto software e quindi generare meccanicamente la polare fissa, e per la polare mobile posso fare riferimento al meccanismo inverso, così traccio la fissa del moto inverso che coincide con la mobile del moto diretto. Ok? È un escamotage per arrivare in maniera semplice al tracciamento anche della polare mobile. E allora voglio concludere disegnando lo schema del meccanismo inverso, così cominciamo a familiarizzare
con questo aspetto che ci torna utile in diverse applicazioni. Il discorso è tutto sommato abbastanza semplice, lo schema leggermente diverso. Devo schematizzare meglio il telaio, che può assumere per esempio questa forma ad L, scanalato naturalmente, perché queste rappresentano due guide, e all'interno ci sono due pattini, che sono gli stessi di prima, perché come vedremo la catena cinematica è la stessa, cambia il meccanismo ma la catena cinematica è la stessa, e qui abbiamo l'asta AB. Nel moto inverso il telaio non è più questo, lascio gli stessi numeri per non introdurre entropia, va bene? Però questo è diventato telaio e la differenza la faccio con questo tratteggio. Questo è il membro 1, questo è il membro 2 e questo è il membro 4. Quindi come vedete lo schema è praticamente lo stesso, però si scambiano di ruolo la biella AB e il telaio. Ora quello che si muove è il membro 1 rispetto a questo. Va bene? Poiché in questo caso noi stiamo ragionando sul tracciamento meccanico delle traiettorie polari, il centro istantaneo d'azione è sempre lo stesso, eh? Ok? Quindi questo comunque è pi con zero. Vogliamo, come detto, tracciare la polare mobile che coincide con la fissa del moto inverso, e quindi dobbiamo andare ancora una volta a considerare queste guide. Le riporto in modo identico a quanto fatto prima, ok? Questo rimane il membro 5. Bene, se noi costruissimo anche fisicamente un meccanismo fatto in questa maniera e riuscissimo a mettere qui un puntatore, una penna tracciante, questo punto traccerebbe esattamente la polare mobile, cioè questa circonferenza. E quindi ne veniamo fuori lo stesso in maniera semplice, piuttosto che tracciare direttamente la polare mobile. Vado a tracciare la fissa del moto inverso, che è la stessa cosa. Va bene? Ok, allora, relativamente a questo aspetto abbiamo concluso, e ora passiamo ad un altro argomento che comunque è strettamente correlato quindi trattati fino ad ora, cioè la cinematica del corpo rigido, e incominciamo a parlare della curvatura, altro concetto importantissimo. Abbiamo parlato di velocità e di accelerazioni abbastanza diffusamente, ora parliamo di curvatura. Ecco, prima di entrare in metodi che sono più ingegneristici, possiamo dire, quindi più vicini alla tecnica e un pochino più distanti dall'approccio matematico, dobbiamo comunque avere delle basi, dei concetti di base che vengono fuori dalla geometria differenziale. Quindi andiamo ad introdurre il concetto di curvatura. Che cosa vuol dire parlare
di raggio di curvatura, di centro di curvatura di una curva. Sono delle proprietà geometriche, ma essendo la cinematica la geometria del moto, naturalmente ci interessa molto da vicino. Quindi, sistema di riferimento OXY, consideriamo una generica curva che è rappresentata da una certa funzione, per esempio in forma esplicita y uguale f di x, potrebbe essere rappresentata anche in forma implicita o in forma parametrica, poi si può passare naturalmente da una forma all'altra, ma portiamo avanti questo esempio. Allora, se io considero un punto P con 1, su questo punto vado a considerare un versore tau tangente. In un altro punto, che può essere questo, P con 2, il versore tau, in quanto versore ovviamente non cambia il modulo perché il modulo è unitario e costante, ma cambia di direzione, no? A meno che non ci si muova su una traiettoria rettilinea. E quindi abbiamo questa nuova posizione di tau. Bene, io posso considerare la perpendicolare al primo e la perpendicolare al secondo, ok? Questo punto di intersezione incominciamo ad indicarlo con omega. Bene, questi due versori, che sono entrambi tangenti alla curva in due punti diversi, P1 e P2, formano un angolo che indichiamo come delta phi. Rette rispettivamente perpendicolari, quindi anche questo angolo è delta phi, è lo stesso. Se considero qui questo arco sarà uguale a un delta S, intendendo con S una scissa curvilinea lungo la curva, come detto, di equazione y uguale a f di x. Se noi questo discorso lo rendiamo infinitesimo, cioè facciamo tendere P2 a P1, cioè il punto P2 si avvicina a P con 1 a livello infinitesimo, è naturale che l'angolo delta phi diventa infinitesimo, delta S diventa infinitesimo e queste due rette si intersecano in un punto omega che diventa centro di curvatura e il rispettivo raggio diventa il raggio di curvatura. Quindi a livello infinitesimo, semplificando un po' le cose e puntando dritto al risultato che ci interessa di più, noi possiamo dire che DS, cioè l'archetto infinitesimo, può essere espresso come ρ, che rappresenta il raggio di curvatura, per l'angolo infinitesimo di φ. Giusto? Per cui da questa possiamo dire che il raggio di curvatura è pari a ds in dφ come rapporto di questi due elementi infinitesimi. La scissa curvilinea S e l'angolo al centro φ. Bene, noi vogliamo esplicitare questa, cioè nota che sia l'equazione della curva, in questo caso
assegnata in forma esplicita, ricavare il raggio di curvatura in un qualche punto della curva stessa. Ok? E quindi per fare questo dobbiamo esplicitare questa relazione che per definizione ci dà il raggio di curvatura. Ok? Ma noi che cos'altro sappiamo? Qui parliamo di un delta phi, però questo vettore tau è inclinato rispetto all'orizzontale di un angolo phi con 2. Tau è inclinato di un angolo phi con 1 in quest'altra posizione, quindi delta phi è la differenza tra quei due angoli, naturalmente. Ma quei due angoli da dove vengono fuori? Praticamente rappresentano il coefficiente angolare della retta tangente, cioè possono essere ottenuti come derivata della funzione, naturalmente. Ok? Quindi noi possiamo scrivere questo, che il coefficiente angolare è uguale alla tangente dell'angolo, giusto? Che è proprio phi. Ma la tangente dell'angolo è ovviamente uguale alla derivata prima della funzione, giusto? Ma la funzione y uguale a f di x, quindi è uguale a dy in dx. Per scrivere le formule in maniera più compatta, questa la scriviamo come una y primo, ma che sta a significare la derivata di y rispetto a x. Attenzione, non rispetto al tempo, questa è geometria, il tempo non c'è, va bene? Quindi è una caratteristica delle traiettorie, delle curve. Siccome qui compare de phi e io voglio esplicitare i due termini differenziali, per ricavare il differenziale di phi mi interessa la funzione phi, giusto? Ma phi la ricavo da qui, vado ad esplicitare phi che è uguale ad a tan, cioè l'arco tangente della derivata prima, ok? E quindi ho questa funzione. Da questa funzione io vado a ricavare il differenziale, perché lo devo infilare in questa formula, e quindi posso scrivere che d phi phi è legato a questa funzione, quindi è uguale alla derivata per il differenziale della variabile, ma la variabile qui dentro è x, va bene? Quindi la derivata dell'arco tangente è uguale ad 1 più 1 su 1 più y primo al quadrato, primo non punto, ok? Perché la derivata è rispetto a x. Però è la derivata di una funzione composta, quindi questa è la derivata dell'arco tangente, per la y secondo, per il differenziale della variabile che è dx. Quindi questo è il differenziale della phi, con riferimento a quella curva. Che cosa possiamo dire per ds? Ds sarebbe questo archetto infinitesimo, ok? Ma a livello infinitesimo, a livello infinitesimo, quell'archetto, no, può essere rettificato, giusto? Questo rappresenta dx e questo rappresenta dy, quindi può essere espresso in funzione di x e y semplicemente col teorema di Pitagora. Quindi posso scrivere ds è uguale alla radice quadrata di dx al quadrato più dy al quadrato. E questa la possiamo esplicitare ancora, perché dx è già la variabile, ma y è funzione di x. Quindi quando vado a fare il differenziale di y è dato dalla derivata per il differenziale della variabile. Quindi qui cosa compare? Compare un y' quadro e per il differenziale della variabile quadro. In maniera molto semplice possiamo tirare fuori dx ed estrarre la radice e qui abbiamo
1 più y' al quadrato. Siamo quindi riusciti ad esplicitare anche il differenziale ds della scissa curvilinea. E allora, a questo punto siamo arrivati ad un risultato, perché rho raggio di curvatura è il rapporto di questi due differenziali. Vado a sostituire ed ho dx radice di 1 più y' al quadrato diviso dφ, ma dφ è y secondo in dx, scrivo l'inverso naturalmente, 1 più y' al quadrato. Dx e dx si semplifica e questi li posso mettere insieme perché hanno la stessa base, quindi questo è l'esponente 1 mezzo, è l'esponente 1, quindi il risultato finale è il seguente: 1 più y' quadro alla 3 mezzi diviso la derivata seconda. Questa è la formula generale che ci consente di calcolare il raggio di curvatura di una curva espressa in questo modo. E non è nient'altro che questo discorso portato al limite a livello infinitesimo. Allora, facciamo un esempio molto semplice, giusto per testare la validità della formula. Un esempio molto semplice. Andiamo a considerare, per esempio, una parabola. Ecco, la parabola è rappresentata, per esempio, in questo modo, in forma canonica, quindi possiamo scrivere che y è uguale ad a x quadro, giusto? E per esempio vogliamo calcolare il raggio di curvatura nel punto più semplice, che è il vertice della parabola. Cioè, voglio dire, quanto vale il raggio di curvatura in questo punto? Abbiamo la formula a disposizione, sviluppiamo, conosco anche la funzione, quindi devo ricavare queste derivate. Ok? Quindi possiamo scrivere che ρ è uguale 1 più la derivata prima al quadrato, quindi 1 più derivata prima sarebbe dy in dx, qui è molto semplice, abbiamo 2ax, 2ax elevato alla 3 mezzi diviso che cosa? La derivata seconda. Ma se vado a derivare 2x una seconda volta ottengo 2a. Ecco, questo è il raggio di curvatura che è funzione di x, quindi è una funzione questa. Cioè mi dà il valore del raggio di curvatura in un qualsiasi punto della curva. Va bene? In particolare, come dicevo prima, ci mettiamo nella situazione più semplice, cioè di calcolare numericamente il raggio di curvatura nel vertice della parabola. Vertice della parabola vuol dire che ho x uguale a 0. Va bene? Quindi se metto x uguale a 0, quindi rho 0, non è più una funzione, un numero, è semplicemente uguale a 1 diviso 2a. Sì, prego. Lì era y' al quadrato. Sì, avete ragione. Quattro a quadro x quadro, questo risultato è identico perché la x è uguale a 0. E quindi abbiamo calcolato il raggio di curvatura. Siccome il centro di curvatura
a partire da questo ragionamento iniziale, si trova sulla normale alla curva. Normale alla curva significa normale alla tangente, la tangente alla parabola nel vertice è proprio l'asse x, la normale è questa, quindi questo ρ0 lo devo staccare qui sopra, va bene? E quindi per esempio è questo qui, questo è ρ0. Aggiungiamo ancora una informazione: nel momento in cui conosco il raggio di curvatura e il centro di curvatura, posso tracciare questa circonferenza. Questa circonferenza è il cerchio osculatore alla traiettoria in un punto particolare, in questo caso nel vertice della parabola. Cerchio osculatore. E aggiungo qualche considerazione di carattere più intuitivo. Ecco, abbiamo capito che il cerchio osculatore è una circonferenza tangente alla curva. Va bene? Ma dobbiamo precisare che nel punto di contatto con la curva abbiamo tre punti di contatto che sono vicini al livello infinitesimo. Questo è molto importante, va bene? Cioè potremmo schematizzare la cosa in questo modo. 1, 2 e 3. Per poterli visualizzare, ovviamente quei tre punti sono vicini al livello infinitesimo. Perché è importante dire questo? Perché osculare significa, addirittura in inglese viene tradotto con kiss, no? Baciare. Baciare vuol dire che è praticamente molto vicino alla curva. Il cerchio osculatore è molto vicino nel punto di contatto. Tant'è vero che presenta un legame più forte rispetto alla condizione di tangenza, perché la tangenza porta ad avere due punti di contatto vicini al livello infinitesimo. Qui ce n'abbiamo uno di più, ne abbiamo tre, e quindi vuol dire che è più vicino alla curva. Quindi nell'intorno del vertice, in questo caso della parabola, il cerchio osculatore approssima molto bene la curva, perché la bacia, è molto vicina. Ok? Ancora una cosa, se infatti noi considerassimo appunto una curva generica, abbiamo capito come stanno le cose, se ci limitassimo soltanto alla condizione di tangenza, io qui ne potrei tracciare quante di circonferenze tangenti alla curva? Infinite. Infinite alla 1, cioè ottengo un fascio di circonferenze, perché sono tutte le circonferenze tangenti alla retta tangente, ossia alla curva stessa, nel punto P. Quindi otterrei infinite alla 1 circonferenze, appunto un fascio. Invece il cerchio osculatore è una sola circonferenza per ogni punto della curva, che caratterizza in maniera univoca il raggio di curvatura ed il centro di curvatura. E perché è univoca? Perché tra questa infinite alla 1 ce n'è una sola di queste che rispetta la condizione di avere tre punti di contatto, che diventa appunto il cerchio osculatore. Quindi quando noi parliamo di determinazione del raggio di curvatura o del centro di curvatura, della traiettoria di un punto, per esempio, di biella, di un quadrilatero articolato, di un manovellismo, di un esalatero e così via, noi facciamo riferimento a questo. Cioè stiamo implicitamente facendo riferimento al centro del cerchio osculatore, alla traiettoria in quel punto specifico.
Bene, questo è un discorso molto importante che determina subito delle implicazioni anche per quanto riguarda le accelerazioni. Abbiamo fatto una serie di considerazioni sulle accelerazioni, abbiamo ricavato e dimostrato il teorema di Riwalds, abbiamo ricavato e dimostrato il teorema di Coriolis, abbiamo verificato l'esistenza e unicità del centro dell'accelerazione, il campo vettoriale delle accelerazioni si presenta in forma circolare intorno a K, ma abbiamo sempre fatto riferimento ad una rappresentazione cartesiana dell'accelerazione. In virtù di queste nuove considerazioni, noi possiamo fare riferimento ad un'altra terna che viene denominata terna intrinseca nella rappresentazione del moto. Questo ci consente di avvicinarci all'aspetto fisico del problema, che ci torna utile soprattutto nelle applicazioni tecniche cui siamo interessati come ingegneri. Allora, se andiamo a considerare una generica curva intesa come traiettoria, su questa curva posso considerare una origine, questa curva gamma per esempio, e posso considerare il movimento di un punto su questa traiettoria, supposta assegnata dal punto di vista geometrico, e individuare appunto una ascissa curvilinea. Quindi la posizione del punto su questa curva è determinata dalla ascissa curvilinea, cioè misurata in forma scalare lungo la traiettoria della curva assegnata. Ok? Quindi possiamo dare una rappresentazione del moto diversa mediante una equazione oraria, cioè la S che è funzione del tempo. È un modo diverso per rappresentare il movimento di un punto. Qui possiamo andare a considerare un versore tangente tau e possiamo dire che la velocità di B la possiamo esprimere come la derivata di S nel tempo, quindi la S punto per tau, perché sappiamo che il vettore velocità è tangente alla traiettoria. Ok? Quindi il suo modulo è la derivata temporale della scissa curvilinea e la sua direzione è rappresentata dal versore tangente. Se ora noi siamo interessati, e lo siamo, all'accelerazione istantanea di quel punto, cosa dobbiamo fare? Anche in questo caso andiamo a considerare la derivata temporale della velocità. Ok? Ma in un sistema di riferimento diverso, quindi è un approccio diverso. L'accelerazione di P devo andare a derivare a primo membro, derivo anche al secondo membro rispetto al tempo. Ma attenzione, perché la S punto in generale varia e quindi posso ricavare una derivata prima di S punto o seconda di S. Ma anche T è funzione del tempo, tau, scusate, è funzione del tempo, perché cambia di direzione. Quindi vedete che in questa definizione della velocità salta subito all'occhio che la stessa può variare sia in modulo, cioè guardando il contachilometri di una autovettura, ma può variare anche di direzione, ok? Che se noi seguiamo una traiettoria curvilinea, guardando il contachilometri ci rendiamo conto delle variazioni del modulo e poi possiamo anche
cambiare di direzione nel caso più generale. Quindi entrambi questi termini sono funzioni del tempo, cioè derivabili rispetto al tempo. Quindi quando vado a fare la derivata è la derivata del prodotto. Ok? Quindi derivata della prima S due punti tau più la derivata secondo termine, quindi ho un S punto d tau in dt. Allora, riguardo il primo termine, non c'è nessun problema, capiamo subito che questa è cosa? L'accelerazione tangenziale, no? È tangenziale perché è diretta secondo tau, tau è il versore tangente, quindi è l'accelerazione tangenziale. E qui capiamo che è responsabile delle variazioni del contachilometri, cioè delle variazioni del modulo della velocità. Quest'altro termine è un pochino più complesso. Beh, insomma, non stiamo al primo anno, per cui ci aspettiamo che questa sia l'accelerazione normale, naturalmente. Però gli vogliamo dare una forma che abbia maggiore significato fisico, perché quando io vado a guardo qui e vedo d tau in dt, non è immediato capire che cosa c'è dentro quella espressione in termini di significato fisico. E quindi questo è esattamente quello che ci apprestiamo a fare. Cioè vogliamo andare ad esplicitare questa derivata di questo versore. E vedete che ancora una volta, compare la formula di Bohr, essendo un versore praticamente la formula di Poisson. Quindi ci troviamo spesso davanti alle derivate di vettori. Va bene? Quindi questa la possiamo esplicitare applicando la formula di Poisson. Va bene? La formula di Poisson perché? Perché tau non varia di modulo, quindi il primo termine della formula di Bohr è uguale a zero, però varia di direzione in generale, perché deve rimanere tangente alla curva. Applicando quindi la formula di Poisson, noi possiamo scrivere omega vettor tau. Possiamo scrivere omega vettor tau. Ok, scriviamola così per il momento, omega vettor tau, dove però questa omega, siccome qui parliamo di un vettore, e qui stiamo studiando il modulo di un punto, non è un corpo rigido, quindi questa omega in realtà è una velocità angolare del vettore, insomma, ma non è associata naturalmente ad un corpo rigido. Quindi la possiamo esplicitare in maniera più vicina alla nostra applicazione e quindi possiamo far comparire appunto l'angolo φ così come abbiamo fatto nella definizione della curvatura, del raggio di curvatura. Quindi questa omega in effetti la possiamo esplicitare in questo modo: d fin di t per b, che è il versore b normale, vettor tau. Quindi utilizzo inizialmente la formula di Poisson, dopodiché se mi metto qui in un'altra posizione naturalmente ho questa variazione che è rappresentata all'angolo φ. Quindi questa omega nel caso nostro sta a significare la derivata della φ, perché la φ definisce l'orientamento. La derivata di questa φ praticamente mi dà appunto, anzi questa è delta phi, mi dà appunto la velocità angolare con cui varia di direzione il versore tau. È ovvio che questo è il modulo, qual è la direzione? La direzione è quella perpendicolare al piano della lavagna, che naturalmente nel verso di variazione, in questo caso per come è fatta la curva, il verso di variazione sarebbe questo qui, per cui il versore B normale sarebbe entrante, con la regola della mano destra, sarebbe entrante nel piano della lavagna. Quindi abbiamo esplicitato questa derivata del versore tangente e
tenendo conto da quanto detto prima che ds è uguale a rho di phi, da qui possiamo esplicitare dφ che è uguale a ds, ds su rho, e possiamo sostituire il tutto nella relazione iniziale. Ok? Quindi questa possiamo scriverla come s due punti tau più s punto per d tau in dt, ma questo d tau in dt è uguale a d phi dt, ma d phi è ds su rho, quindi qui abbiamo ds in dt per 1 su rho per b vettore tau, quindi questo è il modulo in sostanza, e questa è la parte vettoriale. Ok? Ma ds in dt è s punto, e quindi qui ottengo un s punto al quadrato diviso rho, ma b vettor tau come prodotto vettoriale, siccome b è entrante, qui viene fuori un altro versore che è il versore normale. Quindi il risultato di questo prodotto vettoriale qui dà n. Questa è l'espressione dell'accelerazione normale di B. Quindi l'accelerazione normale, questo è il vettore, l'accelerazione normale è diretta verso il centro di curvatura, perché il centro di curvatura si trova per esempio qui, sempre diretta verso il centro di curvatura, e il modulo è uguale al quadrato della velocità diviso il raggio di curvatura. Se la traiettoria fosse rettilinea, il raggio di curvatura va all'infinito e quindi questo termine va a zero. Chiaramente sul rettilineo l'accelerazione normale risulta uguale a zero. Va bene? Quindi attenzione che per definizione la componente normale deriva da questa espressione.